Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questa nuova recensione. Perdonatemi la capigliatura orribile che ho, ma questi capelli sono molto ribelli, mi rompono il cazzo. Oggi sono qua a parlarvi di un altro prodotto, Netflix. Ah, ben fatto. Minchia, dopo quella distanza da Netflix cazzo si è migliorata, no? Dopo tante stronzate, You People. Come che ho visto un giorno fa, che mi è piaciuto tanto e ho portato anche la recensione, se vi va, recuperatevela. E ho detto, ma dai, da un bel po' che non vediamo una serie TV, ho detto, diamoci questa occasione a questa serie che si chiama La legge di Lydia Poet. Ho detto, ma vediamo, c'è Matilda De Angelis, quindi dovrebbe essere già un buon motivo per iniziare, perché è un'attrice davvero bravissima italiana, che quando la vidi ai tempi nel film Veloce come il vento, che era la sua prima interpretazione, sembra che un film faceva, aveva dimostrato di essere un'attrice con i controcoglioni, brava a recitare e che non faceva cacare come altre attrici italiane, che ormai l'Italia lo sappiamo, no? Che sono pochi a recitare. Ed era diretto da Matteo Rovere, un regista italiano anche lui, molto affermato negli ultimi anni, che ha portato vari film molto belli, che alcuni devo ancora recuperare. Anche la serie TV, un'altra serie TV, non mi ricordo come si chiamava. Se vi va, scrivetelo qua sotto, nei commenti. E quindi io non pensavo che era la sua serie, pensavo che era di qualcun altro. Quasi prima del 1800, circa 1750 se non mi sbaglio, e ci racconta la storia di Lydia Poet, ovvero la prima avvocato donna, che a quei tempi era uno scandalo. Già ora ci sono un sacco di maschilisti adesso, no? No, la donna, no, la donna deve stare in cucina, la donna così, ecco. Quella mentalità lì, ma molto peggio, non c'era quella libertà. Come un po' adesso la donna può fare un po' il cazzo che vuole, meno male, perché veramente io mi sarei incazzato a bestia. Niente, la nostra Lydia Poet, finalmente, che è diplomata in legge, laureata in legge, sta cercando la sua prima, no, un lavoro, e gli arriva questa donna che gli chiede aiuto, dice: hanno arrestato mio figlio, che l'hanno dichiarato colpevole, perché praticamente hanno trovato questa ballerina che lui ci si frequentava, e l'hanno trovata morta dentro questo baule. Da qui la nostra Lydia Poet inizierà a indagare, e quindi sarà l'avvocato di difesa di questo ragazzo che è in carcere, e che ci sarà anche la pena di morte, sì. Più di 300 anni fa, quasi 300 anni fa, in Italia c'era, diciamo, la pena di morte. Ora non ce l'abbiamo più. Ed è, beh, lasciamo perdere cosa ne penso sulla pena di morte. Niente. Quindi dovrà cercare di muoversi prima che uccidano sto poverino. E la cosa che mi ha davvero sorpreso di questa serie è una cura maniacale. Ma proprio, ragazzi, stiamo parlando di una cura bestiale. Altro che quei programmi delle merda della Rai, quando vogliono fare dei film no, in epoca vittoriana, che sembrano prendere i costumi della Lidl. Qua veramente, porca troia, ma anche le strade sembra veramente vero, che è girato in quel periodo. È bellissimo, cioè, be i costumi sono bellissimi, veramente. La fotografia è eccelsa, quasi alla perfezione. La regia è così fresca. Cioè, stiamo parlando, cazzo, di un'avvocatessa che deve proteggere uno. Cioè, uno si dovrebbe rompere i coglioni, cioè si dovrebbe annoiare. Invece, cazzo, riesce, grazie ai personaggi e alle interpretazioni, e ha un'ottima sceneggiatura, a mantenere l'attenzione sempre alta. Quindi la nostra Lydia, mentre si indaga e tutto,
viene anche messa il bastone tra le ruote, ovvero qualcuno la denuncia che lei non potrebbe esercitare perché è una donna e quindi dovrebbe stare al posto suo, ovvero in cucina, e quando l'uomo ha voglia di fare quelle cose deve essere disponibile, no? Giustamente. Che mentalità di merda. E quindi gli revocano il suo diritto di esercitare come avvocatessa. Lei la prende malissimo, sta male, doveva pagare anche l'affitto che non sa come pagare, e quindi finisce prende, per strada. Meno male che anche suo fratello è avvocato e la prende dentro casa sua. Fratello che anche lui, no, gli dice spesso e volentieri: perché cazzo devi fare l'avvocato? Ma non sposa, di fatto. Dice: ma io non voglio essere, cazzo, inchinarmi nei uomini, cioè non mi voglio abbassare. Quindi questa cosa si sente proprio, la cosa di girl power. Lo so che tanti uomini maschilisti darà fastidio questa serie TV perché no, vi sentite inferiori, no? Giustamente. E quindi la nostra Lidia dice: cazzo, facciamo una cosa, siccome io ho questa cosa, questo ragazzo che può essere che lo ammazzano, te lo puoi prendere la tua responsabilità. Lui dice: oh, vaffanculo, no. Perché secondo me è proprio colpevole. Dice: dai, prova, ci mettiamo a lavorare insieme, io ti faccio come assistente e ti aiuto. E quello non dice: minchia, ma come mi aiuti tu? Io non c'ho bisogno, no, di essere aiutato. E quindi si crea anche questa disparità, no, tra fratello e sorella, che mi è piaciuto. Il fratello veramente un personaggio molto interessante. Anche il personaggio di Lidia è un personaggio davvero cazzuto. E che piacerà a tante persone che non hanno la puzza sotto il naso. Quindi qua inizierà a indagare, a lei iniziare anche a scoprire varie cose che già adesso noi utilizziamo, che è le prassi, ovvero le impronte digitali. Cioè, la prendo per scemo quando lei ha detto le impronte digitali. Cioè, la prendo per una deficiente, dice: ma che è sta roba? Ma che cazzo stai di? Cosa sono le impronte digitali? Perdonami. E quella non spiega il motivo di che cos'è. Qua stiamo parlando proprio di un periodo dove non c'era un cazzo, cioè quando moriva qualcuno ci trovavamo subito chi dovevano incarcerare. Secondo me incarceravamo pure gente che non c'entrava un cazzo. Che succede adesso? Figuratevi 300 anni fa che cazzo accadeva. Le ambientazioni sono bellissime, abbiamo una fotografia davvero eccelsa, no? Proprio che si vede proprio che ci ha studiato sopra per ogni scena di ogni parte, no? Che sono il bar, le scene al buio, le scene in strada, sono curatissime, cioè non è lasciato niente al caso. È stato fatto una cosa davvero eccelsa che neanche uno si aspetterebbe che un prodotto italiano. Perché le cose italiane sono sempre, no, fatte un po' così, tanto per farle e farci, diciamo, quei soldi velocemente. Invece qua il nostro Matteo Rovere, come sempre, ci mette la qualità, il cuore e la passione, cosa importantissima in un prodotto del genere. Speriamo bene nelle altre puntate, non voglio dirvi di più, non voglio spoilerarvi di più, non so se porterò altre recensioni sugli altri episodi, devo vedere un po' se vi interessa o meno. Dateci un'occhiata, diamoci una possibilità a un prodotto nostro italiano che finalmente è fatto bene. Io veramente vi faccio i complimenti a Matteo Rover, che in questi anni si è migliorato tantissimo e si vede veramente la passione che ci mette, anche la voglia di fare. Questa è l'Italia che mi piace, queste sono le persone che dovrebbero continuare a lavorare e trovare sempre dei nuovi spunti ed essere lasciati liberi a fare il cazzo che vogliono e avere anche la disponibilità e i soldi per portarci queste veramente meraviglie che ci dovrebbero invidiare anche nel mondo. Detto questo, se vi va, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, commentate, fatemi sapere un po' voi se la state vedendo o meno, e se vi piace anche a voi lo stile di Matteo Rovere. E come sempre qua sotto trovate una wishlist, se volete regalarmi qualche film da recensire da portare qua sul canale, e che avrà la precedenza un po' su tutto quello che sto facendo.
Un grande ringraziamento mando come sempre anche a Barbara Rossi, che grazie a lei me lo sono visto davvero con i controcoglioni, me lo sono goduto dall'inizio alla fine, colori bestiali. Grazie a lei, diciamo, ho avuto il modo di vedermelo con tutti i crismi. Ecco, detto questo, io saluto tutti gli altri e ci vediamo un prossimo video.